Ciao a tutti, qui Superlupin 777, benvenuti in questa nuova parte della Nuzlocke, se ancora così vogliamo chiamarla, qui su Rubino Omega. Siamo a fare l'episodio Delta, ma prima di continuarlo vorrei raccogliere questa mega pietra trovata nella sala ondosa, nella grotta ondosa, scusate, che è la glalite che già abbiamo, quindi abbiamo due glaliti, figo. Ora, evadiamo però da questo posto molto molto in fretta, perché devo portarvi a mostrarvi un'altra cosa, quindi usiamo la fune di fuga. E me ne devo andare nella zona Safari, dove ho trovato un'altra bellissima mega pietra, soltanto che per riuscire a prenderla devo fare prima tappa a Ciclamipoli. Perché a Ciclamipoli, vi chiederete, perché là c'è la bici da cross e anche quella da corsa, cioè quella da corsa mi serviva per prendere la glalite, per quello che non l'ho presa prima di iniziare a registrare quella da cross, perché mi servivano entrambe. So che c'è la possibilità di tenerle entrambe perché ci sono degli strumenti nella zona Safari che possono essere presi soltanto avendo entrambe le biciclette con sé. Devi arrivare tipo usando la bici da cross, da corsa, e poi salire con la bici da cross, quindi un casino. Quindi presumo ci sia la possibilità, ecco, non è che lo so, presumo ci sia la possibilità di utilizzare entrambe le biciclette. Altrimenti non capirei proprio come fare a prendere quei cazzo di cosi. Nel frattempo con la mano sinistra sto soft resettando per trovare un bel Latias competitivo. Infatti stavo per ricambiare bicicletta un'altra volta e sarei stato un bigolo. Adesso dobbiamo uscire da qua perché non si può usare il flauto Eone a Ciclamipoli. Vaffanculo, città di merda, che l'hanno rifatta tutta. A me non piace per niente. Mi piaceva più come era prima, bella spartana col casino. Che bello era il casino. Probabilmente gli hanno rotto il cazzo per questioni di, boh, educazione strane ai bambini, e quindi hanno dovuto togliere il casino. Infatti io adesso sono dipendente dal gioco d'azzardo, no? Visto che. Aspetta, stavo pensando. Non stavo pensando dove stavo andando, ok, devo andare qua. Infatti sono dipendente dal gioco d'azzardo, no? Siccome ho usato i giochi Pokémon da piccolo, col casino. Dove cazzo è sta porco. Oh, la zona Safari, qua, qua. Quindi atterriamo e andiamo a prendere quel fottuto strumento, cercando di ricordarsi dove fosse, perché l'ho trovato ieri e adesso non mi ricordo più bene perché. È da ieri che non faccio nessun video. Attenzione, che tristezza. Entriamo qua dentro. Adesso è gratis l'ingresso alla zona Safari. Non penso che abbiamo limiti di tempo o cazzate simili, quindi questa è soltanto una cosa buona. Andiamo a prendere la nostra super repellente. Non è una Ultra Ball, ma è un super repellente. Perfetto, usiamolo e andiamocene a cagare. Via, a sinistra. Mi sembra che bisognasse andare in questa direzione. E poi, sì, mi sa che bisognava salire lì, dove ci sono questi saltini creati appositamente per la mia super bicicletta. Facciamo qua? No, non era qua. Era di qua. Andiamo in impennata perché siamo più fighi. Ed eccola qua. La mega pietra è l'Absolite. Eccellente. L'Absolite è molto molto buona. Adesso dimmi che si può usare il flautone da qua. Esatto, si può. E vogliamo finalmente a Verdazzupoli a continuare il nostro episodio Delta. Guardate il tramonto là dietro. Latios mi è uscito con 31 in difesa speciale, 31 in velocità, però non ha PS, difesa e attacco speciale, quindi dovrò rifare dopo. Raffanculo. Latias di merda. Latias. Ho detto Latios, non lo so. Fatto sta che è Latias perché sto facendo su Zaffiro questa roba. Già, voglio un bel Latias. E entriamo subito al nostro centro spaziale a vedere cosa ci vogliono dire i nostri amici Rocco, eccetera, eccetera. Entriamo un po'. Dobbiamo andare al piano di sopra. No, qua c'è il Team Magma che fa tutta la mucchiata con quella sciura. No, ancora tutti e cinque. Vaffanculo, non vi ascolto neanche quello che state dicendo. Non vi ascolto nemmeno. Andate a fanculo, morite. Teste di cazzo. Teste di cazzo. Che palle, sono noiosissimi questi qua da sconfiggere 5 alla volta. Se hanno tutti prepotenza, sparatemi un colpo. Sparatemi. No, dai. Non ce la può avere tutti prepotenza, dai. Non per una questione che il mio attacco cade. Per una questione di noia che continua a uscire prepotenza. Prepotenza. E siamo già a 2. E siamo a 3. Attenzione, le previsioni si stanno avverando. Siamo a 4. Tra 1 potete spararmi. Sparatemi pure. Dio Cristo d'una Madonna. Ma andate a fanculo, mi mega. No, è vero?
porco diez. Non ho più la scarica, quindi mandiamo Spazzino che c'è surf, va. Spazzino servirà a qualcosa, finalmente. Non ho più scarica, ho messo fulmine, vaffanculo, va, a tutti quanti. Vedete quanto sono noiosi questi Pokémon. Arriva la garanzia, mi toglie solo 10 PS. Quando hanno finito, voi ditemelo, eh. Io intanto mi faccio un pisolino, mi prendo un tè, coi biscottini, coi pan di stelle, naturalmente. Se non hanno 11 stelle, diffidate, sono imitazioni. I veri pan di stelle hanno 10 stelle. No, ti prego, non mi fare calare pur l'attacco speciale, Gesù Cristo, che se non andate KO mi incazzo come una iena. Tutti in un colpo, Surf. Andate a fanculo. Vediamo un po', la Inun ce la puoi fare? Anche se ti hanno fatto calare l'attacco speciale, io confido in te. E porco demonio! Finalmente possiamo proseguire, si sono messi lì a fare i cazzi loro, tutti quanti. E proseguiamo. Proseguiamo e ecco qua il nostro amico Rocco. Arrivi al momento giusto, Dio. Di nuovo il Team Magma. Cosa volete fare con quel dispositivo? Non sapete che è l'ultima speranza che abbiamo di salvare il pianeta? Speranza? Le mie speranze erano tutte riposte nel Team Magma. Maxi, il nostro capo, è stato rovinato. È stato rovinato da un ragazzino. Intanto faceva quelle pose strane. Si fa presto a dar la colpa agli altri. Sì, silenzio. Ormai nulla ha più senso per me. Se non sbaglio, quel razzo contiene l'energia vitale dei Pokémon. Un'energia pari a quella impiegata dall'arma suprema nella guerra di 3000 anni fa. Anzi, forse persino superiore. Cosa hai in mente? Una simile quantità di energia provocherà una devastazione senza precedenti. Forse potremmo ottenere lo stesso risultato semplicemente aspettando il meteorite. Però meglio andare sul sicuro. Sarò io a provocare l'esplosione che spazzerà via il pianeta, con le mie mani. È il momento di portare a termine il progetto Azoth. Naturalmente dovremo distruggere questo dispositivo. Non posso rischiare che roviniate tutto con il vostro insulso progetto di teletrasporto. Dio, questi pazzi fanno sul serio, dobbiamo fermarli o distruggeranno il mondo intero. Non ci resta che lottare, sei pronto? Sì. Certo, molto bene. Se le avessi detto di no, mi avrebbero aspettato, naturalmente. Quindi, guardate un po' voi come funzionano le cose nel mondo dei Pokémon. Sarebbe tutto più facile vivere nel mondo dei Pokémon. Parte la sfida di Recluta e Rossella, che ci manda in campo il suo Mairiena e Camerupt di Rossella, mentre l'altro di Pasquale Paolo. Quindi mandiamo in campo il nostro Manectric, che se la vedrà con Mairiena, perché Camerupt non posso toccarlo. I can't touch it. Quindi mega evoluzione, fulmine, via. Così almeno gli cala un po' l'attacco quel Camerupt nel caso volesse andare per una mossa fisica. E questa è a tutti gli effetti ancora una Nuzlocke. Devo tornare nella mentalità, perché in questi ultimi tempi stavo giocando a Zaffiro, quindi me ne sbattevo un po' i coglioni. Però se andasse per una mossa di tipo terra bella potente potrebbe farmi male, soprattutto ora che si è mega evoluto e c'ha forza bruta. Ho visto la sua abilità oggi e mi sembra che sia forza bruta, e questo potrebbe essere un problema per il mio Manectric se dovesse attaccarlo con una mossa di tipo terra. All'acciaio non penso gli faccia molto, infatti non gli fa un cazzo. Eruzione arriva e per fortuna non ci manda KO, vero? Esatto, non ci manda KO. Vigore riesce a far reggere quello Skarmory, e questa è una cosa buona e giusta. Adesso cambiamo Pokémon, perché il mio Manectric non può rimanere in campo un secondo di più. Mandiamo il nostro sacco di feci e via. Con sacco di feci è tutto più facile, perché lui riuscirà a reggere sia una mossa di tipo fuoco che una mossa di tipo terra. Se ne sbatte il cazzo di tutto e di tutti, va per le sue spade e dovrebbe trafiggere quel coglionazzo là di Camerupt. Purtroppo il nostro Weezing non lo colpirà, però almeno l'altro sì. Dai, terra estrema si attiva, come al solito, arriva l'acciaio, inutile. Su entrambi è inutile, quindi lo sapevo già prima di vedere su che Pokémon andasse, perché è così che funziona. Sto figlio di stronza. Va per il terremoto, quindi solo sacco di feci verrà colpito. E purtroppo è super efficace su di lui. Mi ero dimenticato che guadagna il tipo fuoco. Me lo dimentico ogni volta. Vabbè, fatto sta che noi andremo per che cosa? Spada telluriche? Sì, dai. Anche perché se uccido Weezing me ne vado KO pure io. E non è esattamente il mio sogno nel cassetto. Quindi, andiamo per le spadone, che dovrebbero trafiggere l'ano di quel cammello barra vulcano, perché ormai è diventato un vulcano. Quindi, ciao. Tra l'altro c'è una pelliccia stralunga, Camerupt mega voluto. Quindi, ciao Pasquale.
Sono contento di aver fatto la tua conoscenza, ma ora devi andartene a fanculo. Vediamo questo Weezing se andrà un'altra volta per il coso. No, va per l'esplosione direttamente, la reggo tranquillamente, quindi vai così. A meno che non faccia un bruttissimo colpo. No, non fa neanche un bruttino colpo. Quindi, vediamo un po' che cosa succederà adesso. Ci teletrasporteremo? Non lo so. Lo scopriremo tra poco. Un sacco di feci sarà 64 nel mentre. E abbiamo sconfitto Rossella e Recluta. Ah, per un pelo, sei incredibilmente forte. Lo so, grazie Rossella. Perché finisce sempre così? Perché c'è sempre, sempre, sempre qualcuno che si intromette? Accidenti, accidenti, accidenti. Prima parlava tutta lenta, adesso no. Forza Dio, prendi il dispositivo, svelto. Sure. E vada la Rossella, perché naturalmente era lei. Ah no, non era lei. Gli ha preso il dispositivo. Ma questo Pokémon, bravissima, Cyril. Ed ecco che arriva la sua compagna. Come si chiama, non mi ricordo. Ah, ora ricordo, tu sei una discendente. Proprio così, io sono Liris. Ah, Liris e Cyril. Sono al contrario, quindi. Sono la discendente del popolo delle meteore. Cyril, whish, grazie. Beh, allora, a quanto pare questo dispositivo è incredibile. Farà sparire il meteorite in un batter d'occhio. Puff, in un'altra dimensione, vero? Ah, ma certo, proprio come diceva l'ex campione. L'ultima speranza per gli esseri umani e i Pokémon che vivono su questo pianeta. Però potrebbe anche diventare il peggiore degli incubi per gli esseri umani e i Pokémon di un altro mondo. Non vi siete posti il problema? Che vuoi dire? Eppure dovrebbe essere così semplice da capire. Eh? Tu che dici, Dio? Hai capito cosa potrebbe succedere? La nostra salvezza potrebbe diventare una condanna per altri esseri viventi. Sì, credo di capire, però le dico che non capisco perché non mi interessa. Ah, davvero? Beh, non mi stupisce, la gente comune non sa di queste cose. A parte delle conoscenze tramandate dal mio popolo, il popolo delle meteore. L'energia della mega evoluzione crea delle oscillazioni nella struttura della realtà, dando origine ad altri mondi realmente esistenti e del tutto simili al nostro. Immaginate una UN più o meno uguale alla nostra, in cui vivono esseri umani e Pokémon proprio come qui. Un mondo in cui magari l'evoluzione dei Pokémon ha seguito un cammino diverso, anche solo di poco. Un mondo in cui la mega evoluzione non esiste. La guerra di 3000 anni fa non è mai avvenuta e l'arma suprema non è mai stata creata. Immaginate cosa accadrebbe se nei cieli di quella Oen parallela apparisse all'improvviso un'enorme meteorite. Che ne sarebbe degli abitanti di quel mondo? Avranno anche loro una tecnologia in grado di distruggerlo o di lanciarlo in un'altra dimensione? Non oso pensarci, perciò... Liris ha distrutto il dispositivo. Brutta vacca di merda. Che hai fatto? Come fai a dire che da qualche parte nel mondo c'è un... Da qualche parte c'è un mondo parallelo al nostro. Non esistono prove concrete. E tu avresti distrutto la nostra unica speranza per qualcosa che forse è solo una fantasticheria? È la fine. La speranza, si sa, è qualcosa di effimero. Ti rendi conto che hai appena deciso le sorti del nostro mondo? Come pensi di affrontare una responsabilità del genere? Tanto se muoiono tutti. Si calmi, professore, non è tutto perduto. Anzi, noi. Io, anzi, noi. Possiamo proteggere non solo questo mondo, ma anche tutti gli altri. Che intendi dire con noi? Ah, un momento, ho dimenticato una cosa. Ehi! Bam, un ceffone! Ha preso la pietra chiave a Rossella, eh? O anche la pietra chiave. Adesso mi serve qualcosa, una cosa che si trova nel rifugio di questi tipi. Whish. Bene, è ora di passare al prossimo obiettivo. Muoviamoci, Siri. A presto. Whish. E se ne va così. Quindi questo episodio di Delta non è destinato a finire. Quella ragazza ha rubato la pietra chiave di Max! Ah, accidenti. È diretta al rifugio del Team Magma. Pensa, Rocco, pensa in fretta, cosa possiamo fare? Non ce lo dice, sta ancora pensando. In effetti, è una cosa giusta. Andiamo al rifugio del Team Magma, allora. Ma quale? Quello di Alghepoli? Ora si pone il problema, non lo so. Proviamo a volare a quello di Alghepoli, va? Usiamo il flauto Eone e dirigiamoci al porto. Alghepoli. Intanto il cielo è sempre più rosso. Perché il tramonto del sole sta avvenendo nella realtà. Quindi andiamo ad Alghepoli, eccola qua. Si intravede il faro, quindi andiamo colpo sicuro, scendiamo e vediamo se è qui il rifugio di cui parlava Rocco, al quale si è diretta Liris e non Cyril, che è l'altro. È il suo Whimsur Cyril, mi sembra. Vabbè, non lo capirò mai. Magari alla fine dell'episodio lo avremo capito. Spero. Almeno per quella data. Dai, in impennata ce la facciamo tutta. Qua c'è un Pokémon che non me ne frega un cazzo. E andiamo all'interno del rifugio. Vai, Lainun. Portaci su... Vaffanculo, Lainun. Portaci sul tuo dorso.
Olè, cavalchiamola in un come se fosse una piccola pecorella. E sì, credo sia proprio in questo perché vedo un sacco di reclute qui incantate. Cos'è che stanno facendo? La ragazza con la Wimsur si trova lì dentro. Grazie. Grazie di avermi dato la conferma. Siete troppo gentili. Ma ti prego, dimmi che non è la fine del rifugio. Ti scongiuro. Ti sto pregando in ginocchio. Quindi, spariamocelo tutto di corsa. Tanto questi qua li abbiamo già affrontati. Rimangio tutto quello che ho detto. Non li abbiamo già affrontati? Perché ci vogliono risfidare un'altra volta? O perché questa qua proprio l'avevo balzata? Non lo so. Lo scopriremo guardando il livello di questo Pokémon. Gesù Cristo, dai, pure Manectric ha messo in campo. Al peggio non c'è mai fine. Quindi mandiamo in campo il nostro Zumarill e vediamo di risolvere qua il problema con il mio avversario. Usa lanciafiamme e quindi il nostro Pasquale non avrà problemi a reggerlo. Speriamo che non ci sia la scottatura, infatti non c'è. Cascata arriva, cascata butta giù questo Numel senza alcun problema, come se fosse proprio una cartaccia. Boom, nel cestino. Via. Vediamo chi sarà il secondo. Il secondo Pokémon è Weezing. E per Weezing, ti rimetto il mio Manectric. Senza neanche bisogno di mega evoluzioni, ti sparo un fulmine sulle teste e dovresti andartene a fanculo. Quindi ora so però che dobbiamo schivare le persone perché ci vogliono risfidare. Hanno i Pokémon al 50 inoltre, quindi sono anche abbastanza rognosi. Meglio, ecco, meglio proprio balzarceli tutti. Abbiamo sconfitto anche questa recluta di merda e proseguiamo il nostro cammino. Su, con velocità. Con velocità proseguiamo. Sarà questa la strada giusta? Sinceramente non mi ricordo. E Dio caro. Vaffanculo, muori! Lì c'era appesa la tuta, se vi ricordate. Almeno mi sembra che ci fosse appesa la tuta che abbiamo usato per sfidare il nostro Archeograudon. Porco demonio! Lo stavo per schivare, si è girato proprio in quell'istante. Vai, proseguiamo. No, via da questo! Puzzone! Allora. E olè, come l'abbiamo schivato. Siamo dei cavallozzi perché siamo arrivati all'ultima sala. E qua cosa sta succedendo? Pff, ti odio. Sì, ma dov'è quella puttana? Non dirmi che era lei. E l'ho appena superata. Se così fosse. I porconi volanti che tiro. Ah. Al peggio non c'è mai fine, eh. Andiamo qua e finalmente abbiamo raggiunto l'ufficio di sto coglione di merda. Io pensavo dovessimo andare dove c'era il sottomarino. Opla, la vincitrice è Lyris. Stai bene, capo, su, fatti forza. Grrr, il grande Max sconfitto da una ragazzina. Sei contenta, vero Siri? Io e te siamo proprio identiche, ci leggiamo nel pensiero, eh? Ma tu, si può sapere chi sei? Io? Questa è una domanda complicata. E la risposta potrebbe esserlo ancora di più, perché io sono colei che non è e ciò che dovrebbe essere. Beh, lasciamo stare. Questa non è la sede adatta per parlare di queste di questioni personali. Dio, non stare lì impalato. Avvicinati. Lei ci aveva già visto. Cosa? Ma il ragazzino. Tu, cosa ci fai qui? Domanda superflua. Lui è l'eroe ed è qui per salvare il mondo. Ma è arrivato tardi per un pelo. Se fosse arrivato un minuto prima ce l'avrebbe fatta. E rubo la pietra chiave pure a lui. Vaffanculo, così. Capo, ecco fatto, la pietra chiave è mia. Finalmente abbiamo tutto, Cyril. Wish. Grazie a questa potremmo finalmente invocare Rayquaza. La nostra missione è compiuta e ora se volete scusarci ce ne andiamo. Ah, ascolta Dio, vorrei che tu venissi con noi. Siamo diretti in un posto che è rimasto sigillato fin dalla notte dei tempi, la Torre dei Cieli. Se non sai di cosa sto parlando, prova a chiedere all'ex campione. Bye bye. Wish wish. So benissimo di cosa stai parlando, brutta vaccaccia. Ma che modi sono questi? Con quale diritto pensa di poter venire nel nostro rifugio a fare i suoi comodi e poi andarsene come se niente fosse? Questa non gliela perdoneremo. Max, cos'hai da dire? Ora capisco. Deve essere il destino che ti ha portato qui in questo momento. Capo? Ottavio, dai questa al ragazzo. Mi dà la mega pietra di Rayquaza, sono sicuro. Sono sicurissimo. Ora sono rimasto senza pietra chiave, la mega pietra non mi serve più a niente. No, allora quella di Kameruptite. Kameruptite! Eccellente. Chissà se in Zaffiro c'è la. Se Sharkpedite. Non ho più il potere necessario per attivare la mega evoluzione. Per questo te l'affido. In questa situazione è tutto ciò che posso fare per aiutarti. La ragazza di prima deve avere del talento.
se riuscire a farsi obbedire così dai Pokémon di tipo Drago non è certo da tutti. Non so che intenzioni abbia, ma l'unico in grado di tenere la testa sei tu, ragazzino. Siamo nelle tue mani. E con queste parole di Max chiudiamo qui il nostro episodio. No, perché mi rompe il cazzo pure Rocco. Capisco, la pietra chiave, la torre dei cieli, il papero dei meteore. Ho capito, ora abbiamo tutti i pezzi del puzzle, raggiungimi più presto, dobbiamo studiare le nostre prossime mosse. Ti aspetto al centro spaziale, a presto. Ok, quindi così ci chiudiamo. Chiudiamo l'episodio, direi che se vi è piaciuto il video come sempre lasciate un bel mi piace, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, chissà quando cazzo finirà questo episodio Delta.